Buon pomeriggio, benvenuti a questo webinar tecnico di approfondimento proposto appunto dall'agenzia, da AIS, nel nostro settore Academy, dedicato all'isolamento termico, il bonus facciate e al super bonus. Solo una parola per ringraziare diciamo, tutti gli ordini che hanno promosso questo webinar tecnico e anche ovviamente i nostri sponsor, Rivega, Triterme e Rufrox, che ci aiuteranno anche a diciamo, approfondire diciamo, il tema della giornata. Tutti i temi caldi, ovviamente materiali, criteri minimi ambientali, gare, super bonus, direi di entrare subito nel vivo. Passo la parola a Daniela. Allora, buongiorno a tutti anche da parte mia. Io sono appunto Daniela Di Croce dell'Agenzia per l'Energia e mi unisco appunto al direttore Pier Gabriele Andreoli nel ringraziamento soprattutto dei nostri partner di oggi, perché senza questi non avremmo potuto realizzare questo webinar. Quindi Rivega, Triterme e Rufrox, in più anche al network Casa Clima Emilia Romagna che ci ha concesso appunto un loro membro per approfondire alcuni argomenti. Allora, per quanto riguarda la modalità del webinar, voi non potete diciamo, parlare perché avete tutti i microfoni spenti e anche le telecamere e potete però interloquire con noi tramite la sezione delle domande. Se ci sono domande poste molto chiaramente e in modo molto specifico sugli argomenti, noi alla fine di ogni intervento ne sintetizziamo 2/3 e le facciamo al relatore. Chiaramente siete veramente tanti perché come iscrizioni siamo sui 400 e passa iscritti, quindi non riusciremo sicuramente a rispondere a tutte, ma cerchiamo di fare noi una sintesi di quelle più comuni che vengono sottoposte. Quindi la sequenza dei relatori farà la presentazione, dopodiché ci teniamo quei 5 minuti per rispondere a 3 domande che ci avete sottoposto. Per quanto riguarda i crediti formativi professionali, i famosi CFP, appunto gli ordini collegi professionali di settore hanno dato 2 crediti, quindi architetti, ingegneri, geometri, periti industriali, periti agrari, e non serve una ulteriore registrazione perché il sistema di GoToWebinar registra il vostro accesso e la vostra disconnessione. Quindi, se volete i crediti, dovete rimanere fino alla fine perché il sistema lo registra. Quindi non serve nient'altro proprio, semplicemente noi scarichiamo un foglio Excel con le vostre presenze, i vostri nomi. Mi raccomando che però il nome sia stato fatto, cioè nome e cognome, che non ci siano dei nickname, degli acronimi, qualcosa del genere, perché sennò non riusciamo poi comunque a ricondurci a voi. Quindi eventualmente uscite e rientrate col vostro nome. Va bene, io direi che, l'ultima cosa che vi volevo dire, le slide, lo chiedo al relatore in diretta, ce le lasciate e le mettiamo sul sito disponibile, È immagino. un ordine, in È un realtà. ordine, quindi direi che possiamo fare così. E poi vi ricordo anche il nostro appuntamento annuale, e poi dopo con questo chiudo, che stiamo preparando e siamo in un periodo abbastanza caldo di organizzazione, la settimana della bioarchitettura e della sostenibilità. In programma quest'anno dal 23 al 27 di novembre sarà comunque arricchita di ogni sessione sotto forma di webinar e anche parzialmente in presenza rispettando il distanziamento che ci ha imposto in questo periodo. Quindi sempre sui soliti canali che ormai conoscete tutti perché se siete iscritti qualcosa da noi vi arriva, sarete informati sulle modalità di iscrizione, sul programma e su tutto quello che proponiamo quest'anno. I crediti che E i saranno crediti presenti. formativi che sicuramente ordini e collegi ridanno su quell'evento. Bene, allora passiamo alla presentazione dei relatori. Quindi adesso non so se poi voi vedete la sequenza come la vedo io, comunque partendo da sinistra, dottor Giacomo Merlante, consulente tecnico del gruppo ERG per Bologna, Modena e Mantova, sarà diciamo, il mio aiutante nel coordinamento della sessione, quindi comunque ci sottoporrà le domande che voi farete e le sottoporremo insieme ai relatori. Ringrazio anche lui appunto per l'organizzazione perché anche lui diciamo che ci siamo impegnati molto in questo periodo per riuscire a realizzare questo webinar. Ingegnere, il primo intervento Buongiorno dell'ingegner a tutti. Dennis Sartori, direttore tecnico commerciale di Triterm. Buongiorno a tutti.
Il secondo intervento, architetto Cristian Tramonti del Casa Clima Network Emilia Romagna, appunto, che dicevo prima. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. L'ultimo intervento, e sarà quello più lungo perché oltre all'intervento proporrà anche un case history, ingegner Luca Brugnara, direttore tecnico di Ruprox. Buongiorno a tutti. Grazie a voi. E allora, direi che cominciamo. E cominciamo con Denis Sartori. E quindi gli passo il ruolo di relatore. Eccolo qua. Ok. Relatore. Ecco. Bene, buongiorno, datemi conferma se vedete il mio schermo. Sì, vediamo. Sì, sì. Perfetto, allora cominciamo subito. Buongiorno a tutti, appunto io sono Daniel Sartori, sono il direttore tecnico dell'azienda Triterma e oggi vi parlo, come da titolo in questo breve intervento di una ventina di minuti, del cappotto in fibra di legno e della conformità ICAM e poi le principali applicazioni appunto del sistema cappotto in fibra di legno. Chiaramente non riusciremo ad approfondire le tematiche, diciamo, nello specifico, sarà semplicemente una carrellata per darvi degli spunti di riflessione riguardo appunto queste tematiche mai come oggi attuali. Due parole su chi siamo: Triterma, siamo un'azienda dell'Alto Adige, siamo partner con Rivega e con Ruprox del gruppo Erg e Perl e trattiamo questi tre reparti commerciali, ossia insulation dedicato agli isolanti termici, silenzio dedicato all'acustica edilizia e silica al componenti, diciamo, del sistema cappotto. Quindi gli argomenti di oggi vertono sui materiali del reparto 1, insulation, e reparto 3, silica olene. Veniamo all'argomento appunto attuale, ossia la domanda: il tuo prodotto è certificato CAM? Allora, giornalmente riceviamo chiamate in azienda o delle mail o delle richieste da parte di tecnici del settore che ci richiedono appunto se i nostri prodotti siano o meno certificati CAM. La risposta che noi diamo, prima di tutto, è che non esiste un certificato CAM. Okay? Queste parole che leggete sulla slide sono tratte appunto dal sito del CSQA, che è un ente certificatore, uno dei tanti enti certificatori che svolgono appunto prove, test sui materiali, appunto che ha fatto chiarezza su questo concetto di certificazione CAM. Ossia, i criteri ambientali minimi CAM sono questi requisiti definiti dal decreto ministeriale. Prima di tutto i CAM esistono non da quando abbiamo cominciato a parlare di Ecobonus 110, ma esistono già da tre anni. Esistono da tre anni e ovviamente sono dei requisiti richiesti per quanto riguarda le opere pubbliche. Quindi se io partecipo a una gara, sono un'impresa, devo è consigliabile utilizzare dei prodotti che siano conformi a questi criteri ambientali minimi per acquisire dei punteggi che mi permettono di vincere una gara. Ok, si parla attualmente di CAM perché l'ecobonus 110, del quale magari parlerà il collega nell'intervento successivo al mio, richiede per accedere appunto a questi bonus che vengano utilizzati dei prodotti conformi a questi criteri ambientali minimi. Per quanto riguarda il mio settore, ossia il settore degli isolanti, ossia il settore dei cappotti, perché il sistema cappotto è uno dei lavori cosiddetti trainanti, no? Quindi io per accedere al 110 devo eseguire uno di questi lavori trainanti, ossia il cappotto, e poi posso abbinare magari il serramento oppure la coibentazione appunto della copertura. Appunto, per quanto riguarda gli isolanti viene richiesto questa conformità ai CAM. Ovviamente non possiamo vedere tutti quanti i punti del CAM che riguardano i materiali isolanti, però mi premeva sottolineare che non esiste una certificazione CAM, esiste però dei certificati che dimostrano il rispetto dei punti richiesti dai criteri ambientali minimi. Quindi, per fare uno specchietto, no? Cantieri pubblici è richiesta la conformità ai CAM dei materiali utilizzati, delle pitture, delle vernici per quanto riguarda l'emissività delle sostanze volatili, appunto dei materiali coibenti, eccetera, eccetera. Per i cantieri invece chiamiamoli privati, se io ristrutturo con detrazione 50-65%, non è richiesta alcuna conformità ai CAM. Oh, attenzione, il fatto che non sia richiesta non significa che non sia buona cosa utilizzare dei prodotti conformi, chiaramente,
mentre se utilizzo i prodotti per andare in ristrutturazione e usufruire del bonus 110%, allora richiesta la conformità. Questo è quanto è richiesto ad oggi. Allora, questo specchietto, no, sono le richieste del DM, no, di criteri ambientali minimi per quanto riguarda i materiali isolanti. Questo è lo specchietto che voi trovate, ad esempio, sulle nostre schede CAM, ossia per ogni nostro prodotto abbiamo realizzato una scheda che non è altro che un riassunto dove diciamo il punto 2.3.5.5 che riguarda le basse emissioni di materiali, noi lo soddisfiamo. Il punto che riguarda la materia recuperata, lo soddisfiamo. Il punto che riguarda l'assenza di sostanze pericolose, lo soddisfiamo, verificato. Chiaramente però io devo poter anche dimostrare di essere conforme a quanto richiesto, perché è troppo semplice dire sì, io sono conforme. Io ad oggi sono 3 mesi che riceviamo richieste da parte dei tecnici, tu sei conforme, tu sei certificato CAM, tu sei conforme al CAM. Io ad oggi non ho mai sentito nessun produttore o nessuna azienda che dica no, noi non siamo conformi, no, tutti sono conformi. Però poi quando tu chiedi dimostrami di essere conforme, allora escono i problemi, perché appunto dire sono conforme ai CAM vuol dire tutto e non dire niente. Chiaramente bisogna specificare a quali punti dei CAM io rispetto e dimostrarlo con dei certificati autorevoli. Ok? Quindi quando io dico che sono conforme, ad esempio, io dichiaro la mia disassemblabilità dei materiali, assenza di sostanze pericolose, ok? E dico di rispettare i criteri per gli isolanti termici ed acustici e che utilizzo materie prime rinnovabili, lo devo dimostrare con che cosa? Ad esempio con un EPD, ok? Con un certificato EPD che mi dimostra tutti i consumi di energia per produrre il materiale, per l'approvvigionamento del materiale, da dove viene la materia prima, se è riciclata o meno, in quale percentuale, quanto consumo per produrlo, quanto consumo per consegnarlo in cantiere e quanto poi consumerò oppure emetterà in termini di BOC durante la sua vita utile e poi se è smaltibile, non smaltibile, riciclabile o altro. Questo lo devo dimostrare con dei certificati autorevoli, che non è il certificato CAM, ripeto, che non esiste, ma è il certificato del determinato ente. Chiaramente l'EPD è quello che mi dice tutto, quindi dentro lì hai tutto quello che ti serve per capire se il prodotto è conforme e come è conforme. E esiste poi un certificato un certificato di conformità ai CAM, ossia un ente esterno dice io ente picco pallino dichiaro che il prodotto XY è conforme a quanto richiesto ai CAM. Perché lo dichiaro? Perché io ho controllato tutti i certificati e io sono un ente e ti dico che è conforme. Ok? Questo bisogna veramente fare chiarezza. Idem per le sostanze pericolose. Un materiale non deve contenere sostanze pericolose. Questo è richiesto appunto dai CAM. Ok? Noi in questo caso abbiamo un certificato Nature Plus, certificato tedesco riconosciuto anche dal WWF. Con questo certificato tu dichiari che è un prodotto che non è pericoloso, è composto almeno dall'85% di materia riciclata. No? Con le PD, sostenibilità del legno, se usate prodotti legnosi, base legno, una fibra di legno, il materiale deve essere composto da materia che proviene da foreste gestite in maniera sostenibile. E le foreste gestite in maniera sostenibile e i materiali che provengono da queste foreste hanno il marchio PFC oppure FSC. Questi sono i certificati che avvallano il rispetto del CAM. Quindi la domanda quando vi chiedete questo prodotto risponde a quanto richiesto dal CAM o è conforme ai CAM, deve essere sì, lo è o non lo è, e poi quali punti dei CAM rispetta. Può esserci un prodotto che rispetta uno solo e un materiale che rispetta tutti. E poi dimostrami come li rispetti e quindi gli devono arrivare tutti i certificati. Ok, quindi spero di aver fatto, diciamo, chiarezza sul concetto dei CAM. Arriviamo all'EPD, quindi andiamo un po' più in profondo. C'è EPD e EPD. Quindi l'EPD è una dichiarazione ambientale di prodotto. Chiaramente bisogna saperla leggere. Un materiale non è uguale all'altro. Io lavoro nel settore delle fibre di legno, vi faccio l'esempio di due prodotti di fibra di legno, due linee diverse, sempre nostre, quindi non cito nessuna azienda concorrente. Allora, saper leggere l'EPD cosa vuol dire? In un EPD è contenuto
sono contenuti vari dati, quindi tutta la vita utile del materiale. I dati più importanti li abbiamo chiaramente tradotti, perché il certificato è fatto in Germania, quindi è in lingua tedesca, li abbiamo tradotti in italiano e riportati sulle schede. E però i dati più importanti richiesti anche dagli enti certificatori, penso in casa prima ad esempio, sono questi: il GWP, global warming, potenziale riscaldamento globale, ossia quanti chilogrammi di anidride carbonica emettono in atmosfera per produrre un chilo di materiale. Ok? Oppure potenziale di acidificazione del suolo e dell'acqua in chilogrammi di SO2 per chilo di materiale. Poi c'è il consumo totale di risorse energetiche non rinnovabili e poi il consumo totale di risorse energetiche rinnovabili invece. E poi anche le emissioni di composti organici volatili, il VOC. Okay? Tutti questi parametri sono molto utili per arrivare poi, prima di tutto per valutare un EPD. Io ho in mano due EPD, due prodotti, i due materiali, io dico, vediamo qual è dei due quello che ha inquinato meno per essere prodotto. Se guardate il GWP, ad esempio, in questo caso, in alto, è meno 1,13 kg di anidride carbonica per chilo di materiale. Uno dice, ma è possibile? È possibile perché in questo caso si parla di legno e si parla di un impianto alimentato a fotovoltaico e a biomassa, quindi la corteccia e i rami vengono termovalorizzati per alimentare l'impianto, e in più la pianta stessa durante la sua vita utile ha sottratto anidride carbonica all'ambiente. E quindi per produrre un pannello di isolante emetto, vado in bilancio negativo, no? In più FSC, PFC, quindi certificato per quanto riguarda le foreste, e il Nature Plus sono due certificati che vi garantiscono dei bonus point, ossia dei punteggi ulteriori ai fini della certificazione in classe Casa Clima Nature. Una novità, appunto, chi di voi utilizza il software Casa Clima, nella nuova versione, il nuovo aggiornamento, troverà nelle librerie i nostri prodotti già con questi valori di GWP, AP, PERM, le VOC, tutto già inserito. Quindi selezionando il prodotto, questi valori vengono automaticamente inseriti ai fini del calcolo. Vi faccio vedere l'importanza appunto di questi valori. Allora, il requisito limite per ottenere la certificazione Casa Clima Nature è stare sotto i 300 punti totali. Ok? Allora, se io faccio un calcolo e simulo immagino di avere una copertura in legno di 130 metri quadri e decido di coibentarla con un 20 cm di multiterm 110 fibra di legno, cosa ho? Meno 17 punti secondo software Casa Clima. Più però ho il bonus del certificato Nature Plus e arrivo a meno 117. Se usassi una fibra di legno standard, ad esempio la nostra Nature 110, sempre 20 cm, non ho il vantaggio del Nature Plus, perché chiaramente quello era un bonus point, quindi ho solo meno 9 punti. Se invece coibento il tetto con una lana di roccia, cioè la nostra Power Rock 110, che cosa ho? Più 5 punti. Perché? Perché appunto quei dati contenuti nel EPD, quindi emissione di CO2, okay, penalizzano un po'. Che cosa succede allora? Ho meno 117 con un prodotto, meno 9 con lo stesso prodotto però che ha meno certificati, e più 5 punti con una lana. Questo significa che cosa? Immaginiamo di aver fatto la nostra casetta e siete a 310 punti, quindi vi mancano, avete 10 punti di penalizzazione per arrivare alla classe Nature Casa Clima. Dovete andare a ritoccare qualche cosa. Allora vedete come, utilizzando ad esempio un prodotto che ha tutti i certificati, compreso il Nature Plus e l'EPD, andate a 310 meno 117 punti e andate a 193, quindi avete la certificazione Nature, Casa Clima Nature. Con una fibra standard, in questo caso, ipotizzando sempre un edificio da 310 punti, non riuscireste ad entrarci. Con una lana peggiorereste il vostro valore. Questo che cosa significa? Non significa che non bisogna usare una lana, non bisogna usare una fibra standard. Significa che anche variare in un intero edificio un solo componente, quindi in questo caso stiamo parlando dell'isolante del tetto, anziché scegliere uno scelgo l'altro, può spostare l'intero bilancio dell'edificio dal punto di vista, no, del punteggio per arrivare classe Casa Clima Nature. Semplicemente non cambiando coibente, qui stiamo parlando di fibra di legno contro fibra di legno, ma cambiando proprio fibra di legno, scegliendo una con dei certificati più prestigiosi che mi danno dei bonus point. È molto importante questo perché vi fa risparmiare anche dei soldi, no? Quindi voi potete giocare su questo punteggio e decidere di
andare a recuperare 117 punti coi ventando con multiterm ad esempio, e andando a risparmiare qualcosina magari su un serramento o su una finitura o che ne so io, che vi penalizza un po' a livello di punteggio, ma non vi penalizza così tanto da vanificare la classe Nature. Un altro esempio, questo è un calcolo col software Ubacus, è un bel, non so chi di voi, magari qualcuno di voi lo conosce, lo utilizza, molto bello perché tu componi la parete con i vari materiali, in questo caso è una parete a telaio, vedete a partire da sinistra avete la controparete interna con lastre di cartongesso, isolamento soffice, pannello USB, poi avete i montanti del telaio riempito con fibra di legno soffice tipo flex e poi la chiusura esterna col cappotto intonacabile. Allora questo software è bellissimo perché vi dice non il materiale, quanta CO2 abbiamo emesso per produrlo, ma quella parete composta da tutti quei materiali, quella parete quanto ha inquinato, diciamo, per essere creata, ok? Detto proprio in parole poverissime, è molto bello perché vedete i chilogrammi di CO2 equivalenti al metro quadro. Quindi quella parete, ok? Per ogni materiale, il software vi dice quanti chili di CO2 al metro quadro avete emesso. E vedete la differenza tra usare una lana a cappotto, ad esempio, e una fibra a cappotto. Ma proprio perché c'è una variabilità di emissioni di CO2 dovuta al fatto che il legno, chiaramente, durante la sua vita sottrae CO2 all'ambiente. Quindi questo... Tutti questi calcoli chiaramente derivano dall'EPD. L'EPD è la garanzia per il rispetto dei campi, quindi è tutto collegato. Chiaramente un prodotto che ha un EPD siete una botte di ferro perché automaticamente rispondete a tutto quello che è richiesto dai campi. Vedete? Un potenziale di riscaldamento globale negativo significa che dall'atmosfera sono stati estratti più gas serra di quelli prodotti, di solito attraverso la crescita di materie prime rinnovabili, appunto. E qui proprio vedete la differenza. Sopra avete una lana da cappotto, avreste più 8 kg, sotto avete la versione con una fibra da cappotto, avete meno 26 kg di CO2. Veniamo, abbiamo parlato di CAM, abbiamo parlato dell'importanza delle PD, veniamo invece al sistema cappotto e la corretta realizzazione. Sul nostro sito abbiamo una sezione dedicata ai prodotti per l'isolamento termico, ai sistemi, e è molto utile perché i dubbi principali sono sempre come realizzo il cappotto, come lo metto, che prodotti utilizzo, eccetera, eccetera. Qui trovate il pacchetto, quindi il sistema, in questo caso fibra di legno, noi abbiamo sia fibra di legno che TS, che la di roccia, è chiaro, noi abbiamo sposato la fibra di legno come primario materiale, quindi il sistema completo, pannello, accessori, tasselli, rasanti, reti, intonachino, eccetera. E accedete a una sezione con tutti i prodotti necessari, con voce di capitolato, spiegazione, pezzi a metro quadro necessari. Questo perché è un po' la filosofia delle ricette del BIM, no? Tu scarichi, leggi, è impossibile sbagliare. Ok? Quindi trovate proprio tutto quello che serve, ossia pannello, vi servono i metri quadri, collante e rasante, sacchi, chiaramente, il tassello di fissaggio, la rete di armatura, i primer, che sono infusti, e anche gli intonachini infusti, tutta l'accessoristica, che sono i profili di partenza, la topolatura di partenza, i rompigocce, i paraspigoli, tutto quanto in un'unica ricetta, grande ricetta, quindi è molto molto semplice. E vediamo appunto una carrellata velocissima di immagini di realizzazione di un sistema cappotto a regola DART, che poi appunto non è nulla di particolare, che lo si faccia in EPS, che lo si faccia in fibra di legno, che lo si faccia in lana, il sistema di realizzazione è sempre lo stesso, ok? Può cambiare chiaramente il tipo di rasante, sulle fibre di legno, sulle lane di roccia si predilige un rasante che garantisca una traspirabilità, sulle PS, visto che è un materiale più chiuso, a volte si utilizzano anche degli intonachini magari acrilici, anche se io non ne sono tanto innamorato. Ok, le modalità di posa sono sempre le stesse, chiaramente poi la differenza non la fa tanto la scelta del tipo di tassello, del tipo di rete. La differenza su un cappotto correttamente realizzato è chiaramente chi lo va a realizzare, quindi la squadra alla quale voi vi affidate. Noi personalmente distribuiamo materiali, non facciamo la posa, ma ci affidiamo, grazie ai nostri consulenti tecnici presenti su ogni provincia d'Italia, in questo caso è Giacomo Merlante, la provincia di Modena Bologna, e ci affidiamo a delle squadre partner, quindi degli installatori che vengono da noi, fanno dei corsi di posa e poi chiaramente mettono in pratica ciò che non è che ciò che hanno imparato, perché il loro mestiere lo sanno fare, mettono in pratica tutti i dettagli che andiamo a spiegare. Ok, la miglior garanzia è avere una grande squadra di posa. Le garanzie, le polizze assicurative
decennali, postume, quelle sono un'altra cosa, sono un'altra cosa. Ricordatevi che una polizza assicurativa decennale non vi garantirà mai che non si forma una crepa sulla vostra facciata. E se si formasse la crepa, ok, bisognerà dimostrare che la colpa è, o la causa è il materiale che era scadente o il prodotto difettoso. No, la maggior parte delle volte succederà che sarà un problema di posa, un errore di posa, e quindi l'assicurazione che copre il valore dei materiali non copre sicuramente gli errori di posa. Quindi diffidate da chi vi vende le polizze, fidatevi da chi vi vende invece il cappotto, perché è quello che state comprando. Invece sempre di più vedo che si comprano polizze. Quindi, posa del profilo di partenza in metallo, la stessa larghezza del pannello, in questo caso vedete 120 mm, era un cappotto da 12 cm. Questo serve come dima di partenza per farlo partire in bolla, per evitare di arrivare poi in cima alla parete che dovete tagliare i pannelli a fetta di salame, no? Quindi, profilo di partenza, zoccolatura a destra, sempre zoccolatura in XPS, qualsiasi materiale scegliate, che sia filo legno, una roccia, polistirolo, sughero, XPS alla zoccolatura, perché ha una capillarità zero, quindi non assorbe. Se voi con una siringa provate a siringare dell'inchiostro di un pannello di XPS, l'inchiostro zampilla, non entra. Nelle PS invece sì, quindi XPS, primi 60 cm, dopodiché vado col incollaggio del pannello, in questo caso in fibra di legno, stiamo su muratura, quindi incollaggio col metodo del cordolo e i due o tre plot centrali, per garantire appunto delle sacche d'aria ferma nella parte retrostante. Battendo col martello in gomma il pannello lo porto in bolla. Chiaramente devo evitare i giunti a croce, soprattutto in prossimità dei serramenti, quindi sfalsare i giunti tra pannello e pannello, e in prossimità dei serramenti mai arrivare come nell'immagine di destra, ma piuttosto fare il dentino, ok, a pistola al pannello, in modo da evitare appunto dei giunti di continuità che produrrebbero delle fessurazioni poi. Chiaramente sugli spigoli, sugli angoli dell'edificio, sempre la posa a mattoncino, sfalsata. Vedete? Il numero di tasselli. 6 tasselli a pannello, questo è il numero convenzionale che si consiglia sempre. Attenzione però, perché secondo la norma, in teoria, il fissaggio andrebbe dimensionato dal tecnico, secondo le norme tecniche, in base ai carichi da vento. Oh, quindi, se stessi parlando con... dei tecnici che provengono dalla provincia di Trieste, oppure dei tecnici della Sardegna, direi attenzione, fatevi il calcolo, perché magari siete in una zona ventosa, 6 tasselli non sono sufficienti. Per tutte le altre zone vanno più che bene i 6 tasselli appunto al pannello, che sarebbero poi 8 fissaggi al metro quadrato. Paraspigoli, quindi gli accessori, una volta posato il cappotto, il tassellato e fissato, vanno posizionati appunto gli accessori, quindi i paraspigoli dove vanno messi, vedete in basso? Vanno messi su tutti gli spigoli dell'edificio, chiaramente, spigoli verticali, e poi su finestre, porte e vani, quindi sui fori, come vedete nell'immagine. Chiaramente sul lato destro e sinistro di ogni foro. Perché non sul lato superiore, sull'architrave? Perché sull'architrave va messo un prodotto identico, che però ha una linguetta che è rompigoccia, per evitare appunto le brutte striature che si creano in facciata. Quindi i paraspigoli vanno messi con colla, come in questo caso, a pieno, ok, e poi ricoperti. Un buon cappotto realizzato, quando voi arrivate, vedete l'edificio interamente rivestito di isolante e queste macchie sugli spigoli attorno alle finestre, significa che stanno procedendo bene. Vedete? Parto con con l'intonaco, con il rasante a pieno, poi incollo il paraspigolo e poi lo vado a coprire. Questo invece è il winter corner, appunto il rompigoccia, che è identico semplicemente a questa linguetta, e questo lo metto su tutti gli sporti orizzontali, quindi un balcone sporgente, un architrave, un cassonetto, gli avvolgibili, sempre questi prodotti con la linguetta rompigoccia. Chiaramente la linguetta adesso la vedete, poi una volta che è rasata e pitturata, solo la verniciabile, non la vedete più. Profili serramenti, questi purtroppo nei cantieri si vedono pochi, nei nostri li obblighiamo a metterli. Che cosa sono? Sono dei profili con una bandella adesiva nella parte retrostante, che si attaccano direttamente al travaglio del serramento, vengono poi ricoperti con la rasatura nella mazzetta, quindi non li vedo più. Il vantaggio dov'è? È che lì avrò una tenuta acqua, aria, vento per sempre, grazie alla guarnizione che c'è tra il profilo e il serramento. Quindi il cappotto si muove, il serramento si muove, perfetto, ma lì dentro l'acqua di stravento non entrerà mai. Poi si porta tutto in bolla. Particolare dei davanzali, nel caso in cui vengono realizzati i davanzali in questo modo, prima di posare il davanzale va sempre impermeabilizzato, quindi fatto un letto, io lo chiamo,
con questo prodotto particolare, che è un prodotto intonacabile, anche vedete che l'hanno risvoltato in facciata. Ecco, questo è impermeabile, però quindi la parte sotto è butilica, appiccicosa, adesiva, e quindi si attacca bene al pannello. Io poi qua sopra posso posare il mio davanzale a malta e poi andare a fare la mia vasatura. Però io avrò impermeabilizzato perfettamente quel punto, che è un punto molto particolare, perché in tanti cappotti ci è successo di vedere che, non curando quel punto, succede che appunto l'acqua di stravento peristagna potrebbe scendere e insinuarsi tra cappotto e parete. Poi se avete un pannello che ha una fibra di legno o una lana, che comunque sono aperti, magari l'umidità esce fuori e quindi forma la macchia. Ma poco male, il danno è estetico, ma non è al materiale. Se invece avete un pannello meno traspirante, quindi più chiuso, quindi in EPS, avete il rischio che l'umidità vi rimanga proprio lì, tra pannello e parete. E quello è un problema, perché non lo vedete, ma c'è. Fazzoletti. Vedete queste frecce? Sono delle frecce in rete d'armatura messe a 45 gradi su tutti gli angoli delle finestre per evitare le fessurazioni, appunto a 45 gradi. Queste o le si compra così, già fatte, oppure l'artigiano se le produce in cantiere prendendo una rete da cappotto, tagliandola a fazzolettini e mettendola appunto però nel verso nel verso di andamento delle porte, perché su un angolo si crea una componente a 45 gradi. La rete funziona se la componente di trazione è parallela appunto alle fibre. Poi controllare l'umidità del pannello, ok, che deve essere minore al 13-14%. Una volta controllata l'umidità, vado con la prima mano di rasatura con spatola dentata, con spatola americana. La dentatura solitamente mi permette di stendere uno strato di 6-7 mm di rasante. Questo qui è lo stesso materiale che abbiamo usato per incollare il pannello. Collante rasante, traspirante chiaramente, base calce. Dopodiché vado a posare la rete da cappotto, si chiama rete antifessurazione, non rete porta intonaco come la chiamano tutti, perché l'intonaco si porta da solo. Questa deve stare più esterna possibile, quindi nel secondo terzo di intonaco. Ok? Perché? Perché se la mettete troppo interna, la schiacciate troppo verso l'interno, non lavora, è troppo vicina al pannello. Questa deve stare più verso l'operatore possibile, più esterna possibile, in modo che si vada ad assorbire tutti gli sforzi di contrazione che subirà l'intonaco rasante durante la sua vita utile a causa del freddo e caldo. Una volta messa la rete e ad accarezzata, quindi annegata, vado a coprirla con una seconda mano di rasante. Quindi prima mano spatola dentata, rete, seconda mano liscia. Una volta asciugato il tutto, vado a stendere un primer a rullo che vetrifica la parete, perché è un primer ai silicati, quindi mi garantisce l'impermeabilità, ma contemporaneamente la traspirabilità e la stabilità dell'intera parete. Dopodiché vado a stendere il mio intonachino finale, che è un intonachino solitamente in pasta, oramai si usa così, anche i nostri intonachini sono in pasta. Uno sceglie il colore dell'intonachino in base alla mazzetta colori, la grana chiaramente, può essere da un millimetro, 1,5 mm, 2 mm e così via, e semplicemente col frattazzino vado a stenderla e a passarla col frattazzino in metallo, e poi se voglio un effetto diverso vado col frattazzino in spugna. Bene, io penso di essere rimasto nei miei tempi, di non aver rubato tempo ai miei colleghi. Vi ringrazio per l'attenzione in questo brevissimo intervento. Spero di avervi dato degli spunti, delle curiosità. Se avete domande, appunto, come diceva prima gli organizzatori, potete scriverle. A disposizione sono io, qui avete i miei contatti. Seguiteci sui social, mi raccomando, perché su Facebook e Instagram pubblichiamo quotidianamente non pubblicità ma lavori, quindi cantieri, casi particolari, casistiche strane che tutti i giorni ci troviamo a doverci confrontare e che possono essere uno spunto anche per voi interessante. Grazie. Perfetto, no, tempi rispettati proprio al secondo, quindi andiamo bene. Allora, adesso appunto chiedo a Giacomo. Sì. E se gli puoi leggere qualche domanda. Dennis. Ok, vai. Allora ci sono due domande, Dennis, che abbiamo selezionato. La prima è se le voci e i prezzi rispettano le indicazioni del decreto. Scusami, non ti ho sentito? Sì, scusami. Chiedono se le voci e i prezzi rispettano le indicazioni del decreto. Le voci e i prezzi? Sì.
Senti? Sì, ti sentiamo, Dennis. No, sì, dico, sì. Le voci, no, non ho capito la domanda. Le voci di che cosa? Direi le voci relative ai materiali, agli isolanti, forse sì, per i sistemi cappotto probabilmente piuttosto. Forse si riferisce alle voci che dicevamo all'inizio, quelle riguardo i CAM? No. Sì, probabilmente sì, secondo me chiedono se sono materiali che possono essere, ok, sì, certo, certamente. Sì, esatto. Noi appunto abbiamo compilato queste schede CAM, che sono delle schede disponibili, basta, se non trovate sul sito basta richiederle, che non sono altro che un grande riassunto dove riassumiamo appunto quello che ho detto prima, riportiamo, dichiariamo quello che rispettiamo. Quindi se noi dichiariamo quanto richiesto dai CAM, che sono 5 punti, rispettiamo tutti e 5, scriviamo verificato, verificato, verificato e sotto riportiamo anche i log dei vari certificati. Se il progettista desidera l'originale dei certificati, lo richiede e gli mandiamo anche i certificati che avvallano appunto questo rispetto. Per quanto riguarda invece i prezzi, non ho capito quella la domanda. I prezzi... Perché probabilmente ci sono delle soglie appunto minime da non superare. Ah, no? Quindi... ok, i prezziari, le soglie massime. Sì, le massime, soglie massime. Massime. Sì, sì. Sì, perché le soglie imposte dal decreto, devo dire la verità, sono molto, molto larghe, diciamo. Ok, quindi per quanto riguarda il sistema cappotto, chiaro che rispetto a un sistema in EPS, un sistema in fibra di legno fornito e posato può costare anche un 30% in più rispetto a un cappotto in polistirolo. Idem la lana di roccia invece può costare un 20% in più, però siamo sempre in quel range di fornitura più posa che garantisce ampio, ampio margine ancora per arrivare poi ai prezzi, ai tetti massimi. Sì, non c'è problema. Ok, poi approfondirà Christian più tardi, direi, magari anche questa cosa qua, visto che è una delle varie situazioni ancora in crisi. Dunque, l'altra domanda è chiedono, quindi le varie vernici o trattamenti isolanti millantati da vari fornitori, tipo nanogel o vernici termoespandenti, non possono quindi dimostrare i requisiti CAM e sono quindi da escludere a priori? Allora... devo dire, non conosco nello specifico quei prodotti, quindi non posso dire funzionano o non funzionano, sono buoni, quindi non saprei rispondere. Se loro non dichiarano una conformità o con dei certificati appunto ai CAM, chiaramente non sono né io a dirlo né tu, la situazione reale che dice che non possono essere utilizzati. Chiaro, c'è una comunicazione ufficiale dell'ANIT, che è l'Associazione Nazionale degli Antitermici. Se voi scrivete su, appunto, andate sul sito dell'ANIT, c'è proprio una sezione dedicata a questo, dove hanno emesso questo documento, anche firmato dall'associazione, adesso mi sembra che è Federvernici o Federchimica, quindi Cortexa, ci sono tutte le varie associazioni di categoria, dove dicono di fare attenzione a questi prodotti e di sceglierli bene, selezionare bene appunto i vari materiali in base alle caratteristiche. Perché? Perché chiaramente non si è ancora chiaro il loro funzionamento, no? Quindi io dico, per avere le risposte certe, affidatevi magari al sito dell'ANIT, scrivete ANIT su Google, l'Associazione Nazionale degli Antitraspiranti, e trovate proprio una sezione dedicata a quei prodotti dove viene spiegato il funzionamento e come valutarli. Però il discorso CAM, effettivamente, quello non saprei rispondere, perché bisogna proprio chiederlo ai produttori stessi. Ok. Non so, Giacomo, io vedo la domanda quella sull'EPD, magari vale la pena un attimo approfondire, giusto perché potrebbe essere una domanda che magari hanno in tanti, praticamente. Chiedono sì, che cos'è, perché ho un problema qua con sì, leggo io. Vai pure. Allora, se l'EPD è un certificato su cui trovo il logo, oppure vanno bene anche certificati di altri enti tipo Accredia, IPPR, con indicata la percentuale di riciclato, per esempio un 10%. No, certo. Valgono, allora, i certificati emessi da Accredia, SGS o altri enti certificatori vanno benissimo, perché
come dicevo prima, quello è un ente, ok, accreditato, diciamo, riconosciuto, che certifica che tal prodotto contiene il 10%, 15%, 20%, 30% di riciclato. E quello è validissimo, validissimo. L'EPD, ok, è una cosa molto, molto più ampia, più grande, perché, perché per andare a certificare EPD un prodotto e la produzione ci vuole un anno di controlli della produzione stessa, di analisi, di campionamenti. È una cosa molto più grande. E per rispettare un camp, si chiama appunto criteri ambientali minimi, bisogna proprio fare il minimo, quindi avere quel 15% di riciclato. Okay? L'EPD è una cosa, diciamo, un po' di scalini sopra, dove tu hai tutto. E infatti nei camp c'è scritto questo requisito, ad esempio, della riciclabilità oppure della, della disassemblabilità, e sta scritto come dimostrare la, la riciclabilità, due punti. Uno, avere un EPD che dimostri appunto che il prodotto è riciclato. Due, avere dei test fatti da un istituto terzo, secondo la UNIEN, bla bla bla, che dimostra. Quindi ci sono varie opzioni, però bisogna averne una di quelle. Sull'EPD ho tutto in, una, in un certificato solo, praticamente. Bene, perfetto. Allora, direi che siamo un po', appunto, stiamo nei tempi, quindi... Grazie mille per le risposte, poi comunque ricordiamo che in qualche modo siete a disposizione per eventuali chiarimenti tramite appunto l'azienda e quant'altro. Benissimo, quindi a questo punto passiamo all'altro relatore, quindi Cristian Tramonti, accendo la telecamera, e, che ci parla appunto del decreto e appunto del, dell'operatività. Intanto Cristian, ti do il ruolo di relatore, così condividiamo lo schermo. E appunto l'approfondimento sul 110%, sull'ecobonus, un po' tra il dire e il fare, quindi vediamo un attimo come è interpretato questo nuovo decreto, insomma. Vai, grazie. Il titolo, sì, ciao, grazie. Grazie a voi dell'invito, grazie a Rivega anche della compagnia che ci dà in questo, in questi, questo, in questo webinar con i suoi prodotti. Tra dire e fare è un titolo un po' provocatorio, nel senso che in genere il detto prosegue con c'è di mezzo il mare. In questo caso non c'è di mezzo il mare perché tutti i decreti sono stati pubblicati ed è comunque... Una buona cosa, quindi c'è una base da cui partire solida sulla quale si possono cominciare almeno a proporre o a realizzare i progetti di fattibilità tecnico-economica per quello che riguarda gli interventi. Faccio un'anteprima, una premessa sul nostro network. Il network Casa Clima Emilia Romagna è attivo dal 2011. È un network che è nato unendo le competenze di professionisti che lavorano sul territorio della regione e che hanno conseguito almeno il corso base Casa Clima e che quindi hanno creato questo network, hanno unito queste competenze e si danno da fare per diffondere il verbo Casa Clima all'interno delle varie associazioni professionali e di categoria per quello che riguarda sia i professionisti che le imprese che costruiscono sul nostro territorio. Il direttivo è stato rinnovato l'anno scorso, è stato fatto presidente Loris, architetto Serantoni, vicepresidente Luigi Battistini, ingegnere, Gabriele Lottici, Francesco Rossi e io siamo gli altri componenti di questo direttivo. Per chi volesse essere interessato alle nostre attività e alle prossime manifestazioni che ci sono, una di queste sarà il Casa Clima Tour che c'è a Ravenna a ottobre, può contattarci attraverso l'indirizzo che è indicato in calce a questa slide, Emilia Romagna Casa Clima Network Info. Nel 2019 abbiamo fatto questo tipo di esperienza, avventura, perché è stata una cosa molto, molto qualificante, ma anche molto dispensiva per quello che riguarda sia economicamente che non di impegno professionale e personale. In prima linea ha il cubo di ghiaccio a Cesenatico durante la stagione estiva, è stata un'ottima esperienza di comunicazione al pubblico a tutti i livelli. Abbiamo fatto poi, non sazi di questa
abbuffata, siamo tornati a settembre 2019 a fare un cubo di ghiaccio a Castel San Pietro dal 7 al 14. Partiamo con quello che è la sfida che questo governo ci ha dato la possibilità di fare nella riqualificazione energetica degli edifici, cogliendo l'occasione, perché l'occasione è prendere o lasciare. In questo caso, secondo me, la dispersione dei nostri edifici sappiamo qual è, sappiamo quali sono le problematiche come professionisti, forse anche come utenti, perché nell'ultimo periodo diciamo così, la sensibilizzazione delle persone che si affacciano a dover ricovrificare casa è veramente diventata molto più sensibile. Quindi abbiamo avuto una facilità nel trasmettere quelle che erano le problematiche degli edifici classici, tradizionali, con i loro ponti termici e le loro problematiche interne dovute a questi ponti, quindi muffa, condensa e questioni legate comunque a un discomfort. E quindi intraprendere la spiegazione di condizioni di quale sia effettivamente la ricerca del comfort dovuto a questa possibilità di efficientamento energetico esteso, perché la riqualificazione globale, così come è obiettivo del decreto rilancio, ci offre, è quella di ottenere delle temperature uniformi e di annullare i ponti termici all'interno della nostra abitazione, e quindi ottenendo una maggiore qualità del comfort e quindi una migliore qualità sia dell'aria che dell'ambiente interno. Quindi temperature radianti costanti su tutte le superfici, che danno possibilità di avere una temperatura radiante percepita molto più alta e quindi molto più confortevole, senza movimenti d'aria che inducono particolari problematiche dovute al fatto che l'aria in movimento trasporta anche polveri. Questo è un piccolo accenno su uno studio fatto su edifici scolastici che ho più volte fatto vedere e parla dell'incidenza di inquinanti che ci sono sia in outdoor, cioè al di fuori diciamo così, dell'ambiente costruito, sia indoor, quindi le percentuali, vediamo che la formaldeide ovviamente si concentra maggiormente perché in ambiente chiuso aumentano anche le sue fonti diciamo così, di emissione, come i mobili, gli indumenti o anche i prodotti per la pulizia e l'igiene degli ambienti scolastici. E benzene e PM10 sostanzialmente hanno la stessa concentrazione, quindi la pericolosità degli inquinanti nell'ambiente indoor è moltiplicata per il fatto che appunto questi inquinanti si concentrano. Oltre a questo si possono concentrare anche diverse parti per milione di valori di PM10, di CO2 che a livelli superiori ai 1000-1500 parti per milione cominciano ad avere insomma così, delle complicazioni decisamente più elevate rispetto alla. Mi vedete ancora? Mi è sparita la cosa? Ah, qua. Perfetto. Scusate, adesso così controllo meglio la dashboard. Ecco fatto. Ok, ho avuto un attimo di. Ti sentiamo, tutto a posto. Perfetto, no, io ho acceso la pennina, quindi si è disattivato un attimo il monitor. Quindi, Ok. riqualificazione globale. Dobbiamo ottenere temperature uniformi, qualità dell'aria, senza muffe condense, quindi, e la VMC eventualmente che può darci una mano a ridurre CO2 e inquinanti interni. Nel risparmio energetico otteniamo ovviamente l'euro di bolletta in meno per tutta la vita utile dell'edificio, almeno fino al momento di una successiva riqualificazione, che probabilmente non sarà prima di altri 30-35 anni, le emissioni atmosfere ridotte e anche per effetto di alcuni interventi sui tetti, una riduzione dell'isola di calore urbana. Il decreto. Non sto probabilmente a entrare nei meandri di tutte le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate o del decreto rilancio e insomma così, le sue FAQ, perché probabilmente avrete avuto possibilità di a piene mani di erudirvi su queste cose. Però faccio dei cenni rapidi per quelle che sono le norme di riferimento che vengono citate all'interno del DM, quindi il testo unico delle imposte, il testo unico dell'edilizia per 380,
con le sue, diciamo così, modificato dal decreto semplificazioni, le guide dell'agenzia, i decreti del MISE, ovviamente per quello che riguarda sia i requisiti tecnici che le asseverazioni, e oltre propriamente le agenzie delle entrate, anche i decreti di efficienza energetica già emanati nel 2015, che fissavano le linee guida per la redazione degli APE. Tra teoria e pratica, in teoria non c'è differenza, in pratica sì. Perché? Perché prima di attuare tutta questa serie di questioni ci sono una serie di obblighi edilizi da assolvere. Poi arrivo anche a questi, magari li mettiamo in fila. I beneficiari del bonus li conoscete, sono condomini, persone fisiche che possono, diciamo così, beneficiare della detrazione fino a due immobili per codice fiscale, gli ACP, cooperative di abitazione, organizzazioni non lucrative, associazioni e società sportive dilettantistiche. Cosa si può detrarre? Le spese professionali, l'acquisto dei materiali, le opere edilizie propedeutiche alla realizzazione dei lavori, compreso lo smaltimento ovviamente dei materiali, l'imposta di buoni diritti, gli oneri comunali, la parcella per la direzione dei lavori e il rilascio delle viste di conformità, nonché di tutte le attestazioni e asseverazioni necessarie alla detrazione. Questi interventi trainanti sono sostanzialmente tre: l'involucro, la sostituzione del generatore di calore, sia esso in pompa di calore che in caldaia e condensazione, per quello che riguarda le unità singole, e il miglioramento sismico. Questi tre interventi trainanti sono quelli che poi diciamo così, a ruota si possono portare dietro le altre detrazioni. L'isolamento delle strutture opache, i limiti che abbiamo detto verticali e orizzontali, quindi l'isolamento termico con sistemi a cappotto, sostanzialmente sono in tre fasi: 50.000 euro per unità immobiliare unifamiliare, 40.000 per unità immobiliare nei condomini da 2 a 8 unità immobiliari, 30.000 euro per unità immobiliare e condomini oltre le 8 unità immobiliari. Le verifiche e i requisiti che devono essere soddisfatti per accedere a questo bond è realizzare l'isolamento su almeno il 25% di superficie. Il progetto di qualificazione deve rispettare i requisiti richiesti in relazione alle categorie, ovviamente secondo quello che è richiesto dai requisiti minimi, che è quel decreto del 26-6-2015, e ovviamente superare le due classi, le famose due classi energetiche. I valori di trasmittanza devono rispettare il decreto indicato il 26 gennaio 2010, e quindi i materiali isolanti, cosa importante che hanno già accennato i relatori precedenti, devono rispettare i requisiti indicati dal criterio ambientale minimi. I requisiti di trasmittanza delle strutture sono questi, quindi per quello che riguarda la zona climatica E, che è diciamo così, la maggior parte della superficie che è presente all'interno della regione, sono 0,25 per i pavimenti, 0,20 per le coperture, 0,23 per le pareti perimetrali, e per le finestre invece si deve rispettare il valore massimo limite di 1,30 watt su metro quadro Kelvin. Per gli impianti di climatizzazione, i limiti di spesa sono così scaglionati: quindi 30.000 euro per unità unifamiliare, 20.000 per unità immobiliari di condomini fino a 8 unità immobiliari, quindi da 2 a 8 unità immobiliari, 15.000 per unità immobiliari con condomini, in condomini oltre le 8 unità. Devono essere fatte le sostituzioni con impianti a pompa di calore, anche ibrida o geotermico, microcogenerazione, teleriscaldamento, biomasse, che hanno dei sono asteriscate perché hanno delle ulteriori diciamo così, sotto verifiche da ottemperare, come le prestazioni, comunque l'efficienza. L'efficienza, come dicevo, del nuovo impianto deve rispettare quanto indicato sempre dallo stesso decreto 26-6-2015. La pompa di calore che possono riguardare condomini centralizzati oppure edifici unifamiliari o unità immobiliari in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti con accesso dall'esterno, le famose unità funzionalmente indipendenti, che possono essere anche come può essere, ad esempio, le ville taschiera, che sono accostate ma hanno un ingresso indipendente. Vediamo se non è messo sul piano di sostituzione di un generatore esclusivamente utilizzato per il raffrescamento degli ambienti, tipo il condizionatore, siccome è una di quelle domande che viene fatta spesso e che adesso è stata data risposta all'interno di tutte le FAQ dell'Agenzia delle Entrate. Interventi per adeguamento sismico, quindi il sisma bonus,
è stato, diciamo così, il limite di spesa è quello che era presente anche l'anno precedente, il 96.000 euro. Le verifiche sono quelle di valutare classe di rischio sismico che deve rispettare i legati del DM58 2017. Le note aggiuntive di questa cosa è che le detrazioni fiscali si applicano nelle zone sismiche 1, 2, 3, quindi non alla 4. I limiti di spesa rientrano anche le indagini necessarie a definire la classe di rischio nello stato di fatto, e la pratica sismica deve essere consegnata contestualmente alla SCIO, il permesso di costruire, quindi deve essere fatto un allegato B che è del DM58, deve essere redatto anticipatamente alla presentazione della pratica che si va contestualizzando in comune per autorizzare le opere. E in questo ambito si muovono tutti gli edifici dei cosiddetti collabenti, cioè quegli edifici che hanno uno stato, diciamo così, sismico pari a pessimo, diciamo così, quindi quelli che sono passibili di essere demoliti e ricostruiti. E quindi nel campo della riqualificazione attualmente diverse figure ci stanno chiedendo di poter realizzare, di poter demolire alcuni edifici per poter realizzare questo tipo di interventi insieme agli altri del super bonus. Diciamo così, trainanti si possono abbinare gli altri interventi che sono la sostituzione degli infissi esistenti, l'installazione di pannelli solari fotovoltaici e con contestuale installazione degli accumuli, quindi degli accumuli energetici e le colonnine eventuali di ricarica dei veicoli elettrici che hanno 3.000 euro di massimale, la massimale in questo caso 48.000 euro. Per quello che riguarda gli infissi mantenevano il massimale che era rimasto dall'eco bonus precedente, degli anni precedenti, quindi era 60.000 euro. Di note particolari, vi invito poi a leggere quelle che sono anche le questioni riguardo a tutte le verifiche che sono comunque quelle che sono contenute all'interno sia dei decreti che della guida dell'Agenzia delle Entrate, che è stata pubblicata da qualche mese. Installazione e messa in opera di sistemi Building Automation, BACS, cioè anche tra gli interventi che possono essere abbinati ai primi e che beneficiano di questa cosa, di questo super bonus al 110%, ci sono anche dispositivi che consentono controllo e gestione degli impianti da remoto, nonché la domotizzazione della casa, degli ambienti, dell'automatizzazione sia che del riscaldamento che delle luci o eventualmente delle chiusure verso l'esterno oscuranti. Un piccolo focus vi faccio sull'involucro termico. Il cappotto non è diciamo così, da presentare in maniera estesa perché se ne conoscono i benefici. Nella realizzazione di un cappotto ci sono una serie di considerazioni che sono semplicemente normate, nel senso che ci sono norme che diciamo così, delineano quello che è la casistica del tipo di cappotto e della propria applicazione. Ogni produttore di cappotto ha un suo manuale che prescrive specifiche norme. Quello che li racchiude un po' tutti è il consorzio Cortexa che ha redatto da tempo, da qualche anno, e lo aggiorna costantemente, un manuale che poi è sfociato con la redazione della norma UNI TR specifica per l'installazione e la qualifica dei soggetti che installano sistemi ETICS a cappotto. E il cappotto perché? È la soluzione migliore di risparmio energetico attualmente conosciuta perché risolve il progetto complessivamente, nel senso risolvendo i ponti termici presenti, risolve tutte le problematiche dei ponti termici dell'edificio, permette di ottenere un comfort superiore con una spesa euro metro quadro relativamente bassa. Quale cappotto? La norma prescrive che i cappotti debbano essere sistemi di isolamento certificati secondo ETA 004 e secondo marcatura di sistema. Quindi
tutti i componenti dell'insieme del sistema cappotto, quindi colle, rasanti, reti e tasselli, compresi ovviamente i pannelli, devono essere testati in maniera gruppo di lavoro, devono lavorare tutti insieme, e testati in questo modo possono garantire la durabilità nel tempo e l'effettiva efficacia nella protezione dell'involucro dal freddo e o dal caldo. I pannelli del sistema isolamento termico devono aspettare il DM 11 ottobre, cioè il DM, come diceva Sartori, il DM sui criteri ambientali minimi, che poi vi spiego nello specifico molto velocemente cosa, per arrivare poi al quadro delle soluzioni in opera e di cantiere, che sono quelle che poi mi premono particolarmente. Come si posa il cappotto termico? La corretta progettazione deve essere fatta secondo la UNITIR 11715 del 2018 e deve contenere un rapporto tecnico sulla progettazione e la posa in opera di sistemi di isolamento termico a cappotto. Il progettista deve indicare il corretto dimensionamento del sistema e la gestione dei dettagli costruttivi specifici del progetto, senza che il posatore possa cadere in errore, nonostante la sua capacità professionale, che molti posatori hanno, perché sono persone ovviamente specializzate che posano da anni i cappotti, ma possono cadere comunque nella risoluzione di alcuni nodi specifici, se non correttamente disegnati e esplicati dal progettista, possono cadere nell'errore di sottovalutarli, quindi di creare delle soluzioni che possono mettere in crisi in quel punto il sistema, con delle ricadute su tutto quanto quello che è la uniformità e la durabilità nel tempo di questo sistema di isolamento. La corretta posa in opera deve essere fatta da installatori di cappotto termico, le conoscenze e competenze siano certificate secondo la UNI 11716, che è successiva alla 715. I criteri ambientali minimi, cosa implica il fatto che i pannelli debbano corrispondere a questa norma? I pannelli di sistema non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano soggetti a restrizioni o proibizioni previste dalle normative, tipo l'esabromo cloro ciclodecano, mi faccio un nodo tutte le volte alla lingua quando devo citare questo componente. Non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono, quindi CFC e HCFC. Non devono essere prodotti formulati utilizzando catalizzatori al piombo, e se un prodotto da una resina di poliestere espandibile, gli agenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito. Questo è il caso degli EPS, che sono comunque palline che hanno una percentuale rispetto al prodotto finito inferiore a quel 6%, e se costituiti da lame minerali, questi devono essere forniti conformi alla nota QOR di cui è il regolamento CE, quindi come classificazione di pericolo e altri aspetti normativi riguardo alla conformità di questi pannelli. Se il prodotto finito contiene uno o più componenti specifici, tra cui cellulosa, lana di vetro, questi devono essere costituiti da materiale riciclato e recuperato secondo le quantità minime indicate nel decreto. Il decreto indica queste quantità, vedi, come vedete, lana di vetro, l'esante in forma di pelano 60%, l'esante stipato, quindi la lana di roccia il 15%, la perlite espansa il 30%, le fibre poliestere 60-80%, quindi questo è il quadro del decreto del DM 11 del 2017. La percentuale di materia riciclata, che è quella che avevamo visto, deve essere dimostrata trovando i propri prodotti negli EPD e nelle conformi norme, come si possono trovare su certificatori che sono EPD Italy o equivalenti, o un certificato di prodotto rilasciato da un organismo di valutazione come Remade in Italy o Plastica Seconda Vita equivalenti. Quindi nelle schede di prodotto che vi forniscono direttamente un EPD trovate quelle corrispondenze che il decreto dei CAM vi richiede per attestare la conformità del pannello a queste richieste. Altri criteri sono di assemblabilità, gli errori da evitare nel cappotto, oltre a questi che sono elencati nel sito di Cortexa, quindi le varie associazioni di allenamento, come dicevo, che non deve essere cambiato, lo stoccaggio inadeguato, la posa del cappotto in condizioni ambientali adeguate. Io ne ho aggiunto una dodicesima, che è non utilizzare, cioè nel senso l'errore è quello di non utilizzare
gli strumenti idonei a un corretto taglio e posa, perché mi è capitato ancora questi giorni di trovare posatori che non hanno strumenti adeguati come taglierino a filo caldo e seghetti certificati per quel tipo di applicazione. Nella riqualificazione globale è fondamentale, come dicevo, il disegno del progetto. In questo caso, disegnando i dettagli in maniera, puntuale e cercando di mettere in relazione tra loro i vari componenti che compongono il sistema, si ottengono performance di tutto rispetto e la risoluzione, come dicevo, completa dei ponti termici e con un adeguamento delle superfici e delle temperature superficiali ampiamente di sopra delle temperature di condensa che possono verificarsi nei nodi critici. Questo è un edificio, è una scuola casa clima Gold, che è un edificio nuovo realizzato, che è stato quasi completato, mancano gli esterni, a Sogliano. Per quello che riguarda il cantiere, sì? Hai ancora pochi minuti, se no vado in velocità, veramente velocissimo, che poi procediamo con alcune domande. Sì, ci sono alcune foto, vi faccio vedere dei cantieri che ho seguito nella realizzazione appunto dei cappotti di vario tipo. Questo è un cappotto, come dicevo, della scuola che vi dicevo prima, la scuola Casa Clima Gold, realizzato in fibra di legno, la posa del pannello di partenza, a cui manca poi l'appoggio a terra, la tessellatura, la disposizione dei pannelli a dente di sega negli angoli, negli spigoli, l'ammorsamento, la verifica che viene fatta durante le certificazioni Casa Clima, che vi consiglio di fare comunque nell'attestare le direzioni lavori delle opere dell'ecobonus, perché nelle verifiche degli isolamenti di spessore dei materiali che avevano fatti con le asseverazioni di questo super ecobonus, probabilmente vi tornerà utile avere questo tipo di report di progettazione. Questi sono alcuni dettagli. Questo è un altro edificio sempre realizzato e certificato Casa Clima il Work and Life. Se è un edificio nuovo, la mattina mi sono trovato, vedete sulla foto sulla sinistra, la prima fila di pannelli è stata montata, ma non c'erano pannelli di partenza, quindi il pannello uguale a quello superiore, mentre il primo pannello in basso deve essere un pannello idrofobizzato, per cui smontata tutta la prima fila di pannelli, questo vedete che il primo lo stavano già disassemblando. Nella foto successiva si vede che la fila è di pannelli rosa, quindi bisogna fare attenzione che il posatore segua in maniera ligia il manuale di posa del sistema che avete adottato e acquistato. Questo è un altro intervento di riqualificazione. L'edificio è una scuola che ho fatto vedere troppo brevemente, scusate, una scuola sempre a Sogliano, un edificio degli anni 70 da riqualificare con evidenti problematiche dal punto di vista termico interne. L'abbiamo riqualificato. Il disegno del sistema, come veniva fatto l'isolamento del cappotto, è stato dettagliato in maniera diciamo così, non maniacale, ma comunque cercando di risolvere tutte quelle problematiche dovute ai vari interstizi che si venivano a creare con questa tipologia di edificio, che era un pochino articolato per quello che riguarda soprattutto le sue problematiche dovute a una struttura fatta a in cemento armato, che quindi non era possibile in nessun modo uniformare e demolire. I dettagli di posa, la verifica agli elementi finiti, quindi questa è la scuola conclusa. Quindi questo è un altro sistema ETICS realizzato, questa è un'altra riqualificazione di nuovo di una scuola nella quale ho ridisegnato e riprogettato tutti i nodi. In questo caso era un bando pubblico nel quale diciamo così, l'impresa veniva da Caserta e non aveva troppe specializzazioni per quello che riguardava la posa del cappotto, per cui mi sono dovuto diciamo così, approfondire un po' i dettagli, indicando anche un vero processo di posa, indicato tutte le fasi che dovevano essere seguite per la nastratura e la sigillatura dei nodi nei vari punti che venivano realizzati. Qui vedete c'è l'elenco delle varie fasi, in modo da dare a chi posava di non dare alibi, diciamo così, che mancasse qualche elaborato, qualche descrizione. Addirittura ho dovuto redare
un manualetto preso dal manuale del sistema, evidenziando in rosso le cose che non dovevano essere fatte assolutamente, perché vista la scarsa attitudine o esperienza nella realizzazione di un cappotto, ho dovuto non lasciare nulla al caso, e quindi in questo senso l'impegno è stato gravoso. Poi il sistema è stato montato discretamente bene, direi. Ho verificato comunque, come vi dicevo, tutti quanti gli spessori utilizzati per poter avere la massima rispondenza tra gli elaborati che avevo e la fase di posa, e realizzato, quindi l'isolamento delle banchine, che non era possibile isolare in altro modo, abbiamo dovuto procedere con l'aerogel, le varie difformità anche e gli schizzi che abbiamo fatto in cantiere per cercare di coadiuvare al meglio l'impresa nella sua posa. Questa è la riqualificazione conclusa. Gli errori di cappotto, brevementissimamente, se mi concedete, queste cose che capitano spesso, come se viene fatto se avete fatto un saggio di un cappotto, di un pannello, che non sapete effettivamente come è stato posato in quel punto, perché vi siete persi un giorno o due della posa, potete farlo e lo fate fare una verifica. E queste pose a ritaglio nello spigolo della finestra non sono assolutamente da avallare, devono essere rimossi i pannelli, e deve essere fatto un nuovo segmento a bandiera. L'insufficiente incollaggio a sinistra, la composizione dei tagli, diciamo così, un po' estremizzata, anche per riderci un pochino sopra, mentre le cose più gravi invece sono un'insufficiente tessellatura, quando il cappotto poi sale in altezza è ancora più deleterio, perché poi alla fine si riducono le problematiche che vedete sulla destra nella foto. L'analisi post può essere sempre fatta, quindi non è detto che chi ha posato il cappotto poi possa dormire sonni tranquilli, nel senso che con la termografia attiva si possono anche attestare delle non conformità successive alla fase di posa, che poi un consulente tecnico d'ufficio potrebbe anche richiedervi in fase di valutazione di controversie. Quindi un sistema di posa va fatto e va progettato e realizzato nel migliore dei modi per dare una qualità ulteriore a questa grossa opportunità che è l'eco bonus. Grazie a tutti. Mi sentite? Sì, perfetto, grazie a te Christian. Allora, ci sono un po' di domande e che comunque cercheremo di, magari ne rispondiamo alle prime due o tre, poi dopo in separata sede vediamo di rispondere anche alle altre, eventualmente alla fine lasciamo un riferimento per ulteriori approfondimenti. Giacomo? Okay. Allora, chiedono, io leggo un po' in serie, l'intervento di demolizione parziale dell'edificio con ricostruzione e ampliamento può valersi della detrazione 110? Ti dico di sì, perché io ho fatto adesso una demolizione parziale di un edificio che ho trasformato in una passive house, tra l'altro, e il contesto era vincolato perché l'edificio aveva un vincolo paesaggistico, nel senso che si trovava a meno di 150 metri da un torrente che produceva questo vincolo, per cui il comune, in questo caso il comune di Bertinoro, e la norma regionale mi hanno imposto di fare una parziale demolizione, per cui potrei dire che per caso applicato specificamente nel lavoro, nella pratica del lavoro, l'ho fatto, quindi la cliente ha chiesto l'eco bonus per le somme che, tra l'altro l'intervento era già in corso, quindi le somme pagate dopo il 1° luglio sono state girate sul 110. Bene. Chiedono ancora se i limiti di spesa indicati sono comprensivi di IVA e delle parcelle professionali. Dunque, i limiti di spesa indicati nel decreto, non c'è una nota a margine di un decreto in cui dice che le spese sono a parte l'IVA e le spese professionali, e un altro dato che adesso non ricordo quale, ma comunque non sono comprensive delle spese professionali e dell'IVA, quindi massimali sostanzialmente aumentano, se vogliamo, da questo punto di vista. Ok, ultimissima, chiedono, ma l'avevi già accennato, se il posatore, ovviamente del cappotto, deve avere certificazioni o qualifiche particolari, forse l'abbiamo già detto, ma ripetiamo, insomma non è... Allora, il posatore del cappotto dovrebbe avere queste qualifiche per un motivo, che
tutta questa cosa, della, tutta la questione del 110 è retta dalla, da un'assicurazione che il realizzatore delle opere deve garantire al cliente. Questa è una cosa che è stata chiesta ovviamente per assicurare le opere, per cui in caso di controversie e di questioni legate alla non conformità dei materiali, qualsiasi CTU o qualsiasi diatriba vengono portate sul tavolo le norme che prescrivono questo tipo di sia di specifiche di montaggio che di specifiche di prodotto. Quindi mi sento di dire che sarei più tranquillo se mi facessero installare un cappotto da un posatore certificato con un sistema certificato ETAG. Bene, perfetto. Allora, intanto grazie Christian per la tua presentazione e per le risposte. E niente, ultimo relatore che appunto adesso dovrebbe comparire come webcam, Luca Brugnara. Ok, tra un po'. Intanto gli do il ruolo di... di relatore. Eccoci qua, perfetto. Ok, vedete? Sì, ti vediamo, ti sentiamo. In questo momento dovresti avere il ruolo di relatore. Esatto. Perfetto. Ok, vi chiedo se vedete lo schermo, innanzitutto. Sì, tutto perfetto. Okay. Perfetto. Prendo la parola solo un secondo per dire, visto che ci sono mille domande su questo tema, allora... I crediti formativi vi vengono attribuiti nel momento in cui voi siete entrati e uscite alle, non prima delle 5. Quindi non serve un registro, non serve una registrazione, ma il sistema registra il vostro accesso e la vostra disconnessione. Quindi se volete i due crediti formativi dovete aver fatto, diciamo, il webinar dalle 15 alle 17. E questo lo registriamo noi in automatico. L'altra domanda sono le slide, verranno messe sul nostro sito dove vi siete iscritti e quindi nella sezione di eventi, sito AES, sezione eventi, e il nome del webinar, trovate le slide da, non so, qualche giorno a questa parte in poi. Bene, finito con le comunicazioni tecniche, noi spariamo di nuovo e ti lasciamo la parola, Luca. Va bene, grazie mille Daniela, buon pomeriggio, buonasera a tutti anche da parte mia, ringrazio AES per questo spazio che ci ha concesso e anche i relatori che mi hanno preceduto. Io sono Luca Brugnara, responsabile tecnico di Rufrox, azienda che si occupa principalmente di sistemi di fissaggio e in particolar modo anche di sottostrutture per facciate ventilate. Mi collego un secondo a quello che è stato detto dai colleghi, in particolar modo da Christian e anche da Dennis in realtà negli interventi precedenti. Ovviamente si è parlato di cappotto, quindi di involucro che entra a pieno titolo nel super bonus 110 e ovviamente anche nel bonus facciate. Logicamente la tecnologia in un certo modo procede anche e la facciata ventilata ne costituisce un pochino l'evoluzione di quello che è il cappotto termico classico, diciamo. La facciata ventilata difatti alle volte viene chiamata anche propriamente o impropriamente, questo è un po' da definire, anche cappotto ventilato di per sé. La facciata ventilata stessa come intervento rientra a pieno titolo anche lei in quello che è il bonus facciate, tant'è vero che è stata fatta un'interpellanza da UNICMI, ovvero l'Unione Nazionale di Industrie e Costruzioni Metalliche, per richiedere proprio se la facciata ventilata sia ex novo che di sostituzione rientrasse negli interventi agevolabili, sia per quanto concerne, diciamo, sia la parte di rivestimento estetico, quindi di sostituzione di quella che può essere una finitura estetica, ma ovviamente anche quello che riguarda l'aspetto di efficientamento energetico. L'efficientamento energetico che ovviamente deve essere garantito per poter arrivare a quelle che sono le detrazioni fiscali e di conseguenza poi rispettare tutti quelli che sono i criteri che vengono richiesti per anche quello che è un cappotto termico. Ovviamente per poter però capire e andare a sfruttare questa soluzione tecnologica che ha sia una valenza
termica, appunto, quindi energetica, ma anche di ristrutturazione architettonica, bisogna capire che cos'è una facciata ventilata, che viene definita sia dalle norme di applicazione, dalle norme UNI, piuttosto che dalla UNICMI stessa durante l'interpello che ha fatto all'Agenzia delle Entrate, viene definita come sistema di protezione esterno provvisto di un intercapegna di ventilazione, appunto, che si pone tra quello che è il materiale isolante e il materiale di rivestimento. Ovviamente il materiale isolante non sempre presente. Chiaramente la facciata ventilata si costituisce in principalmente di alcuni parti, e in particolar modo lo strato portante, che è dove andrò ad appendere la mia facciata, lo strato di materiale isolante, che generalmente può essere di varia natura, lo strato di ventilazione, anche questa avrà dimensioni differenti in funzione anche di quanto si vuole ventilare la facciata e di che tipologia di facciata ventilata vogliamo fare. La sottostruttura, che è ciò che mi permetterà di applicare e di realizzare questa particolare soluzione tecnologica, e poi infine lo strato di rivestimento. Logicamente, come avrete capito un po' da questa introduzione, il mio intervento cercherà di essere in questa 35 minuti circa un cappello, insomma, su quella che è la soluzione tecnologica facciata ventilata, presentandovi poi a seguire anche un case history che abbiamo trattato negli ultimi anni. La facciata ventilata chiaramente ha anche dicevamo, un vantaggio principalmente estetico da un punto di vista architettonico, tant'è vero che grazie anche alla qualità dei materiali di rivestimento, siano essi materiali metallici, ceramici, piuttosto che di varia altra natura, ormai si può arrivare a realizzare qualsiasi tipologia di disegno anche da un punto di vista puramente architettonico, in modo tale da dare la possibilità anche di avere un abbellimento estetico di edifici che magari ormai non lo sono più, ecco. Da questo punto di vista poi danno anche una soluzione vantaggiosa in termini di efficienza energetica, non tanto in termini di puro involucro, ma anche in termini di impianto, perché se non possiamo andare a lavorare con gli impianti all'interno dell'edificio, vengono normalmente magari messi in facciata, ecco che allora con la facciata ventilata, sia da un punto di vista di efficientamento termico, perché vado a mettere magari del materiale isolante, ma anche da un punto di vista estetico, questi impianti vado a nasconderli in modo tale da poi portare a compimento quello che è l'involucro totale dell'edificio. Logicamente poi la facciata ventilata ha anche dei vantaggi in termini di isolamento termico, di protezione dall'umidità, dalla condensa, di protezione da agenti atmosferici, dall'azione del fuoco, fornisce anche chiaramente un aspetto importante nei confronti dell'acustica, e poi è sicuramente un elemento tecnologico che comporta facile o comunque semplice, diciamo, manutenibilità. Per quanto riguarda chiaramente il comportamento termico-ermetico, ovviamente sia oltre che per l'aspetto strutturale che vedremo in seguito, ma l'aspetto termico-ermetico deve essere progettato anche lì, lo accennava mi pare Christian poco fa, per quanto riguarda la progettazione, anche Dennis, del cappotto, la stessa cosa deve essere fatta per un termo tecnico per la progettazione di quello che è l'aspetto puramente termoigrometrico della facciata ventilata, in modo tale che studiando sia lo spessore del materiale isolante e il tipo anche ovviamente e lo spessore della camera di ventilazione riusciamo ad arrivare ad un ambiente interno che sia termicamente bilanciato, in modo da arrivare a quello che è sostanzialmente il comfort abitativo interno elevato. Da questo punto di vista ovviamente il comportamento è ben riassunto da questa immagine, in modo che si possa capire sia qual è il funzionamento estivo che quello invernale, perché logicamente da un punto di vista estivo la facciata ventilata
come effetto camino cerca di raffrescare quello che è la superficie esterna dell'edificio e allo stesso tempo, grazie al paramento dato dal rivestimento stesso, di limitare quella che è l'incidenza della radiazione solare. Da un punto di vista di funzionamento invernale, invece, chiaramente la situazione è duale. Il vapore che tende a fuoriuscire, a attraversare la parete dall'interno verso l'esterno, viene asciugato appunto dall'effetto camino che fa la camera di ventilazione e di conseguenza mi rende salubre e asciutta il materiale isolante. Logicamente, essendoci un materiale isolante, il flusso termico tenderà a restare all'interno dell'edificio, evitando quelle che sono le dispersioni di calore. Per quanto riguarda lo spessore della camera di ventilazione, normalmente si attesta sugli 2-5 cm. I 2 cm sono un po' pochi, sono una microventilazione che viene anche un po' limitata poi da quelle che sono le chiusure, diciamo tra virgolette, o meglio le griglie che vengono messe in fondo per evitare che fogliame piuttosto che anche qualche animaletto vada all'interno della facciata ventilata stessa, fermo restando che poi la norma UNI 11.018 indica come spessore minimo appunto il 2 cm di camera di ventilazione. 2-5 cm si tratta di una camera debolmente ventilata in modo tale che permetta comunque la reazione ma non eccessiva. Diciamo che poi si può ovviamente anche per valenze estetiche arrivare anche a 60, 70, 90 cm di distacco dalla parete, però normalmente lo spessore della camera di ventilazione è attestato intorno ai 4-5 cm. Per quanto riguarda invece la protezione dall'umidità e dalla condensa, ovviamente abbiamo già visto in parte un po' come il funzionamento della facciata ventilata stessa, la camera di ventilazione mi permette lo smaltimento dell'umidità, soprattutto nel regime invernale, in modo tale che questa non vada ad inumidire il materiale isolante e a creare eventuale degrado, cosa che è garantita con lo sfogo dell'umidità anche da un eventuale rivestimento a fughe aperte. Fughe aperte che mi permettono appunto una eventuale anche, diciamo, rigetto dell'acqua, perché per una situazione di pressione-depressione mi evita sostanzialmente che una grossa parte dell'acqua possa entrare all'interno della camera di ventilazione, fermo restando che ovviamente il rain screen principale è dato dal rivestimento stesso, che evita ovviamente che il materiale isolante, cuore comunque pulsante della facciata ventilata, si inumidisca. Logicamente la cosa che si va a consigliare è quella sempre anche in facciata ventilata, andare a proteggere il materiale isolante stesso con uno schermo traspirante, ovviamente con le sue nastrature, in modo tale che si vada a creare anche l'impermeabilizzazione stessa del manto coivente. Per quanto riguarda il comportamento al fuoco, è una situazione molto delicata da prendere sempre in considerazione, soprattutto negli edifici molto alti, chiaramente non in edifici particolarmente modesti, tra virgolette, come dimensione, è meno importante, diciamo, però la cosa fondamentale è quella di sfruttare sempre e di dare sempre la massima importanza ai materiali che vengono utilizzati, ovvero devono essere utilizzati materiali tendenzialmente incombustibili, soprattutto per quanto riguarda l'isolante e anche per il rivestimento stesso, in modo tale da evitare situazioni molto gravi che si sono verificate, come ad esempio a Londra nel tragico incendio della Grenfell Tower, dove a causa di errate progettazioni, errata scelta di materiale e mero aspetto economico, si è scelto di andare a lavorare con un rivestimento che non aveva un ritardante di fiamma, in modo e creando poi quello che purtroppo si è verificato, ovvero una tragedia molto, molto, molto grave, con la morte di molte persone.
Ovviamente ho un vantaggio anche da un punto di vista acustico, utilizzando una facciata ventilata, perché posso avere una doppia, diciamo, barriera nei confronti dell'inquinamento acustico, che è data sia dal materiale isolante, in particolar modo il materiale fibroso che magari assorbe di più le onde sonore, ma anche l'utilizzo di certi tipi di rivestimenti che possono ovviamente, in funzione della loro massa o delle loro caratteristiche tecnologiche, andare ad assorbire quello che è l'inquinamento acustico, o perlomeno riverberarlo e verso l'esterno, in modo tale da non farlo arrivare all'interno dell'edificio. Chiaramente, dicevo anche come vantaggio di una facciata ventilata, nell'utilizzo, nella progettazione di una facciata ventilata, esiste anche quella di essere una soluzione tecnologica molto durabile e manutenibile, soprattutto perché è costituita principalmente da elementi modulari di varia qualità, di varia fattura, in modo tale che sostanzialmente ogni tipologia di materiale possa essere utilizzato come rivestimento, entro certi limiti chiaramente, e che però a loro volta possono anche essere sostituiti in maniera molto semplice, nel caso in cui sia soprattutto predisposto un adeguato piano di manutenzione, in modo tale da poter andare ad intervenire in alcune zone senza dover necessariamente smontare gran parte in questo caso del cappotto termico, però del rivestimento che si era davanti. Passerei a questo punto qua a discutere del case history che abbiamo trattato, o di cui vi vorrei parlare, che è secondo me un lavoro molto importante, nonché il lavoro più grande che abbiamo trattato in questi anni, di cui abbiamo inserito le sottostrutture di facciata ventilata, che è il villaggio di piccoli frutti di Sant'Orsola, al Cire di Pergine, Val Sugana, in provincia di Trento, a circa una ventina di chilometri da Trento. Lo trovate sulla destra, per chi è pratico della zona, andando verso Padova. Questa tipologia di diciamo lavoro è stato un lavoro molto grande, perché ha occupato un arco temporale molto esteso, che è andato dall'estate del 2017, quindi intorno eravamo fine giugno, primi di luglio, quando è partito il cantiere, fino al marzo 2019. Logicamente non tutto il tempo è stato dedicato alla facciata ventilata, alla realizzazione della sottostruttura e dei rivestimenti, ma comunque, per quanto riguarda semplicemente la facciata ventilata, direi che ha occupato circa un anno e tre mesi dello sviluppo temporale del cantiere stesso. È stato un case history molto importante da studiare, sia da un punto di vista di approccio tecnico, ma anche da un punto di vista ovviamente di logistico, perché riuscire a portare, insomma, tutti i materiali che servivano è stato veramente una sfida non indifferente. Andiamo a vedere un po' in cosa si componeva questo lavoro. Siamo partiti da quello che era un'idea, un concept, un render, insomma, di come doveva risultare il complesso. Vedete questo zoom out, insomma, per vedere anche già lo sviluppo dell'area, che è molto molto importante, e da questo, grazie ai progettisti, gli architetti, l'architetto Margoni di Trento, e al signor Hofer, che ha ovviamente, diciamo, Hofer, che ha studiato la parte specifica dedicata a quella che è la facciata ventilata, insieme a Eurocopertura, che ha realizzato proprio la sottostruttura e i rivestimenti, siamo andati a studiare quello che era poi il nostro, diciamo, la nostra sottostruttura. Sottostruttura che in questo principalmente è stata posata con i binari in senso orizzontale, con le staffe che andavano a muro sia su cemento armato che in alcune parti su muratura. Il rivestimento è stato creato
utilizzando una lamiera greccata, che poi vedremo un attimo più nel dettaglio, con poi un rivestimento principalmente per circa 12.000 metri quadri di un laminato d'alluminio preverniciato di vari colori, e in alcune parti invece con un rivestimento ligneo che è stato sempre montato comunque sulla lamiera greccata di supporto. La sottostruttura è stata realizzata con l'impiego del nostro sistema Speedy, che si costituisce sostanzialmente di un set di elementi che sono costituiti dalla staffa stessa, dai profili di supporto, dai termostop, ovvero gli elementi a taglio termico che permettono di andare a posare la staffa direttamente sul muro, ovviamente limitando quello che è il ponte termico puntuale e ovviamente i fissaggi stessi. Staffe che possono andare da una lunghezza di 65 mm fino a 900, ma che nel caso in questione è stata la misura utilizzata era stata di 160 o 170 mm in funzione di alcune piccole variazioni date dalle pareti stesse. La possibilità ovviamente è quella di lavorare con staffe che permettono, adesso vi faccio una piccola parentesi su come funziona un sistema da un punto di vista meccanico di facciata ventilata, in modo da farvi capire. Logicamente con questo sistema è possibile andare a superare anche variazioni di, come si può dire, di rientri, riseghe all'interno di una facciata stessa, in modo da andare a coprire quello che è la struttura principale dell'edificio, ma la cosa importante è che con questa tipologia di staffa si sono potuti realizzare sottostrutture differenti sullo stesso cantiere, mantenendo la stessa misura di staffa e quindi lo stesso spessore di materiale isolante. Questo lo vedremo più avanti, quando vi farò vedere alcuni dettagli direttamente del cantiere, che hanno permesso di semplificare poi quello che è stato l'aspetto logistico e pratico da un punto di vista della posa. Una cosa fondamentale poi per quanto riguarda il funzionamento corretto di una facciata ventilata e che riusciamo a garantire con la staffa che abbiamo proposto per questo cantiere è quella di riuscire a lavorare con dei punti fissi e dei punti mobili. Punti fissi che per l'unione dei profili di supporto del rivestimento mi permettono di assorbire sia quelli che sono i carichi morti, diciamo, quindi i pesi propri del rivestimento stesso, ma anche di assorbire le sollecitazioni principali che sono quelle legate al vento, mentre per quanto riguarda i punti mobili sono quelli che permettono di assorbire i carichi da vento, ma permettono allo stesso tempo, grazie a dei fori isolati, di far dilatare i sistemi di supporto, quindi i profili che generalmente sono in alluminio e che hanno un coefficiente di dilatazione termica decisamente elevato e quindi sono soggetti a variazioni termiche e dimensionali molto importanti. Logicamente, come accennato, lo vedete dalle frecce che indicano la staffa, nei fori circolari si vanno a realizzare i punti fissi, mentre nelle frecce dove ci sono le frecce rosse che indicano i fori isolati si vanno a realizzare quelli che sono appunto i punti mobili per permettere la dilatazione termica del profilo. La dilatazione termica è ovviamente dimensionale dal punto di vista conseguente del profilo in alluminio. L'applicazione sul cantiere di Sant'Orsola, come vi dicevo, è stata fatta, l'abbiamo vista anche nel render precedente, mediante principalmente, diciamo, un'applicazione di profili orizzontali supportati dalla staffa Speedy a muro e con una lamiera greccata messa davanti a supporto del rivestimento, dei vari tipi di rivestimento, che permetteva a questo punto, grazie appunto all'altezza di gola delle greche, di ventilare. La cosa importante inoltre è stata che per valutare l'aspetto
termico nella maniera più meticolosa possibile. La mia aggregata è stata rivestita anche con un panno anticondensa che permetteva appunto di evitare la formazione di condensa sulla lastra e quindi portare a possibili corrosioni magari il materiale metallico di rivestimento che veniva posto, oppure di andare ad ammalorare quello che era il rivestimento ligneo che è stato messo nelle altre aree a copertura, diciamo, della sottostruttura metallica. Per quanto riguarda l'aspetto fondamentale di una sottostruttura per facciate ventilate, chiaramente è l'aspetto meccanico, l'aspetto strutturale, che deve essere valutato in maniera decisamente importante, in particolar modo nei confronti delle azioni da vento, che sono quelle che maggiormente influiscono su una sottostruttura da facciata ventilata e che dipendono chiaramente dalla geometria dell'edificio, dalle condizioni climatiche, insomma, da quello che conosciamo bene e che le nostre norme tecniche per le costruzioni ci definiscono molto bene nella determinazione dei carichi da vento. Logicamente una cosa molto importante è quella di andare ad effettuare anche indagini, come vi mostrerò successivamente, per capire la reale tenuta dei fissaggi e cercare di ottimizzare la sottostruttura stessa, soprattutto su un progetto così grande. Chiaramente l'azione variabile da vento, come si diceva, dipende da vari fattori, dalla posizione geografica del sito, dalla posizione ovviamente dall'altitudine su cui sorge il sito costruttivo, da vari altri fattori che ovviamente, ripeto, sono spiegati nella maniera molto dettagliata dalle nostre norme tecniche, in particolar modo nella circolare applicativa, e che mi permettono di andare a determinare poi come le azioni agiscono su una facciata ventilata. In particolar modo poi le normative tecniche particolare, direi l'eurocodice in questo caso, mi definisce l'applicazione su una facciata ventilata, tant'è vero che è necessario andare a considerare coefficienti di forma sulla facciata differente, soprattutto se si trovano nelle zone d'angolo dove i vortici saranno i più importanti e quindi la sollecitazione sarà maggiore rispetto a una zona centrale, una zona di campo dove le sollecitazioni saranno decisamente inferiori e quindi potrò andare a diradare quella che è la sottostruttura, per la maglia della sottostruttura per il supporto del rivestimento. Come vi dicevo, la cosa importante è stata quella di andare ad effettuare i test di pull out per la posa sul laterizio, dove è stata realizzata mediante un trasduttore e una campagna di prove, una quindicina di prove che hanno portato a definire un valore di resistenza a trazione per quanto riguarda il tassello utilizzato, che ha permesso in buona sostanza di andare a determinare un valore molto maggiore rispetto a quello che viene indicato nelle certificazioni e quindi sostanzialmente di andare a ottimizzare appunto la maglia di sottostruttura, perché capite bene che su un progetto da circa 14.000 metri quadri, qualcosa in più anche addirittura, riuscire ad ottimizzare quello che è la sottostruttura stessa viene imposto un po' anche dalle logiche di mercato per poter non essere antieconomici in questo caso. Prove che sono state fatte poi anche per la parte di sottostruttura che andava posata su cemento armato, sia cemento armato gettato in opera che pannelli prefabbricati per quanto riguarda una parte del capannone, che erano pannelli prefabbricati con una parte di coibentazione, quindi cartella di cemento armato con interposto un 5 cm mi pare che fosse di poliuretano, sulla quale siamo andati a fare appunto le prove anche in questo caso, in campagne direi più limitata, perché ovviamente il cemento armato garantisce di fondo
una resistenza maggiore rispetto a quella che offre la muratura, e anche dai numeri che sono riportati si può vedere come decisamente il tassello utilizzato tenesse decisamente di più rispetto all'applicazione su muratura. Direi che più o meno teneva circa una 3,5 a 4 rispetto all'applicazione su muratura. Questo ovviamente ci ha permesso di andare a realizzare la progettazione vera e propria della sottostruttura mediante il nostro software di calcolo che possiamo con il quale riusciamo ad andare a effettuare le verifiche sia ovviamente per quanto riguarda la determinazione delle sollecitazioni che le verifiche sui profili, piuttosto che verifiche legate alla staffa stessa, nonché al sistema di fissaggio, quindi all'ancorante, sia sul caso chiaramente di muratura che sul caso di cemento armato. Per brevità ho riportato solo uno delle due nella fattispecie, quello su muratura, che ci ha portato poi a definire quelli che sono gli schemi di montaggio. Vedete a sinistra uno schema molto più rado che va da sé, è legato alla posa sul cemento armato, uno schema di montaggio molto più fitto sulla destra, ovviamente questi sono due piccoli estratti che indica invece la posa sulla muratura stessa. Vado adesso a farvi vedere alcune fasi di montaggio, in particolar modo questo sul cemento armato, dove vediamo l'applicazione di un tassello classico a battere e della posa poi in orizzontale, diciamo a lama orizzontale della staffa, che vedete è stata posata con una parte bianca di dietro che è il taglio termico, il thermostop da 6 mm in materiale dielettrico, che permette quindi il distacco della staffa in alluminio dalla parete in cemento armato. E proseguendo con un po' di dettagli, vedete un po' appunto quello che vi ho fatto vedere prima nello schema di montaggio che si sta riproponendo, andando a mettere insieme le staffe stesse orientate una tutte nello stesso modo e a passo regolare come da calcolo statico, che poi ovviamente vedete nella foto a destra sono riportate le tre linee anzi in realtà dove poi andranno ad inserirsi i profili, come vediamo nella foto a sinistra, che poi invece, come andiamo a vedere nella foto a destra, andranno a sostenere quella che è la lamiera aggregata di supporto del materiale di rivestimento, e che in questo caso qua costituiva la camera di ventilazione vera e propria. Si vede poco, ma ci sono delle foto successive in cui si vedrà sicuramente meglio. Si inizia ad intravedere anche il posizionamento del materiale isolante. La cosa importante della foto a destra che ho riportato è il fatto che nella stessa immagine vedete sia la posa di un profilo in orizzontale, quindi con la lama delle staffe in orizzontale appunto, ma anche in primo piano vediamo come il profilo può essere utilizzato anche in senso verticale, semplicemente ruotando la staffa di 90 gradi, e questo è possibile grazie alle nervature che ci sono sulla staffa e che derivano semplicemente da un sistema produttivo di stampaggio a freddo della lamiera, in modo tale da poterle conferire rigidezza sia flessionale che torsionale, in modo da poterla utilizzare sia a mensola classica, ovvero la situazione di posa con il profilo orizzontale, oppure a mensola tra virgolette rigida, quindi con il profilo verticale nella situazione che vediamo in primo piano. Per quanto riguarda, ovviamente, e mi avvio verso la chiusura, poi vediamo in questo caso qua la disposizione di tutte le staffe a lama verticale per andare a coprire quello che è tutta una parete di cemento armato, con poi l'applicazione dei profili in senso verticale e di conseguenza poi anche, vediamo nella foto a sinistra, anche poi la realizzazione di un punto fisso, per poi arrivare praticamente ad avere la parete quasi finita, ovvero semplicemente con la lamiera aggregata a chiusura
che la cui unica cosa che manca in questo momento qui, in questa fase di montaggio, è il rivestimento, che è praticamente ha portato a chiusura la facciata ventilata stessa. Logicamente poi, come vi dicevo, c'era un'applicazione anche da effettuarsi su muratura per una, adesso non ricordo onestamente la differenza in termini di metratura di posizionamento su cemento armato o su muratura, ma anche qui vediamo come nella parte che abbiamo, nelle foto che abbiamo visto in precedenza, l'applicazione di una staffa a lama orizzontale su muratura, sempre con il suo tassello specifico appunto per la per il laterizio. Poi vediamo anche qui nella foto a destra la serie di staffe orizzontali che vanno a ricalcare quello che era lo schema di montaggio che abbiamo visto in precedenza, per poi arrivare a posizionare anche qui i profili in orizzontale. Nella foto a sinistra inoltre c'è anche un particolare indicato dal circoletto giallo, che è l'interruzione dei profili per permettere anche qui uno stacco e limitare quelle che sono le deformazioni legate agli aspetti termici e di dilatazione del profilo in alluminio stesso, che poi mi permettono sostanzialmente di arrivare a chiudere la facciata ventilata con, come dicevamo, quella lamiera greccata di supporto per il rivestimento. A destra vedete anche un dettaglio della come si dice, della posa del materiale isolante che è stato fatto, come dicevano Dennis e anche Christian, con la composa a mattoncini, chiaramente per poter sfalsare. Poi logicamente quel tratto lì è stato coperto mediante una membrana traspirante che permettesse quindi di andare a riparare le fettucce di testa, insomma dei pannelli che restavano aperti sostanzialmente nei confronti dell'umidità. E poi, arrivati a questa fase di montaggio, chiaramente manca semplicemente quella di, questo era un esempio di schema di montaggio, dicevo, manca semplicemente quello che è ovviamente il rivestimento, che vi faccio vedere un prima e un dopo. Questa è una parte in muratura in fase ancora di embrionale, nel senso che non erano ancora state montate le staffe. Questa stessa parte, che ovviamente mostra lo scheletro della parte della palazzina uffici con il tamponamento in laterizio, è diventata poi questa, se mi si carica la foto, scusate che si è un attimo impallato, è diventato questo bellissimo esempio di architettura in cui si possono vedere mixate assieme rivestimenti di diverso tipo, in laminato d'alluminio colorato nero piuttosto che colorato in grigio da una parte all'estrema sinistra, per non parlare poi della parte centrale di questa palazzina uffici, che ha un rivestimento invece in tavole di legno disposte in maniera molto accattivante, devo dire, che hanno permesso un movimento architettonico, una gradevolezza estetica decisamente, decisamente importante. Concludo facendovi vedere un altro paio di immagini che in realtà abbiamo già visto, insomma, per farvi vedere quanto è stato realizzato, ma soprattutto vi faccio vedere il complesso finito. Questo qui non è un render, ma è una foto presa con un drone, che sostanzialmente ricalca quanto abbiamo visto nel render iniziale, che ha permesso quindi di tramutare in realtà quello che era stato preventivato, e ipotizzato dai progettisti. Con questo io ho finito, vi ringrazio per l'attenzione, penso di essere riuscito a stare nei tempi giusti. Vi lascio i miei riferimenti su questa slide, ma soprattutto, oltre che i miei, che sicuramente li potete trovare contattandomi anche in azienda, vi lascio quelli del nostro responsabile tecnico di zona del gruppo Erge per Italia,
che quindi raggruppa sia l'azienda Rivega, l'azienda Rufrox e l'azienda Triterm, che è il signor Giacomo Merlante, che avete visto come moderatore insieme a Daniela, e che ringrazio nuovamente per l'opportunità che ci è stata data e a cui lascio la parola. Perfetto, grazie Luca. Allora, sentiamo un attimo se appunto Giacomo ha raccolto qualcosa di domande. Ok, allora, le domande che sono arrivate sì, sono varie. Preferirei rimanere in questo momento legati all'argomento di Luca, approfittando della sua presenza e eventualmente un po' con gli elenchi, un po' con... insomma, i punti di contatto che riceveremo, cercare di arrivare un po' da tutti. Io mi sono segnato anche le domande e i punti nevralgici per dettagli più specifici che affrontiamo poi. La domanda per Luca è una domanda, io vedo, proprio relativa a Speedymax, se è bene anche per i rivestimenti pesanti tipo Grass. Allora, per quanto riguarda l'utilizzo con Grass, sicuramente fino a spessori dei 2 cm non ci sono problematiche, nel senso che è una cosa che si fa abitualmente. Ci sono sistemi differenti, chiaramente su un per spessori molto sottili, diciamo, parliamo di laminati, tra virgolette, nel senso di avere uno spessore con rete importante dietro che mi fa da irrigidimento, e quindi si parla di spessori sui 6 mm fino ai 9-12 mm. Si può lavorare tranquillamente anche con delle orditure singole, verticali, di supporto, mentre nel caso in cui si vada su spessori più importanti è necessario magari lavorare con sistemi più solidi, tra virgolette, che implicano la presenza di un'orditura secondaria di supporto in modo tale da irrigidire il sistema di sottostruttura stesso. Per quanto riguarda la staffa va benissimo anche per l'utilizzo con Grass. Nel caso in cui dovessero esserci delle problematiche di peso molto importante, si può pensare di lavorare invece che con una staffa in alluminio e con una staffa in acciaio zincato, con un trattamento particolare nei confronti della corrosione, piuttosto che con una staffa in acciaio inox, che chiaramente hanno la stessa forma della Speedymax in alluminio, ma cambia solamente il materiale, che però logicamente, trattando di acciaio, mi permette di avere anche una solidità e una resistenza maggiore. Acciaio inox che chiaramente può essere utilizzato anche poi per situazioni particolari, come l'utilizzo in zone marittime, piuttosto che dove l'attacco da possibili agenti corrosivi sia di un certo tipo e sicuramente elevato. Ecco. Fermo restando, chiudo poi la risposta, che l'elemento spesso determinante è la resistenza del tassello. Ok, ne approfitto, scusami Daniela, visto che mi è ricomparso anche... Riattiviamo anche Cristian, così ci siamo tutti eventualmente. Sì, ne approfitto perché a questo punto, riattivando tutti, magari c'è qualche domanda che possiamo ancora fare, approfittare di qualche minuto. Sì, sì, volentieri, allora, vai. Allora, vedo questa qua. Avete tra i vostri sistemi... No, questa qua... che le recuperiamo. Ecco, chiedo come consigliate di operare i raccordi tra gli spigoli, tra una parete capottata e le pareti laterali quando le stesse dovessero restare inalterate, ad esempio intonaco tradizionale, graniglie, eccetera. Non so, Dennis, se vuoi dare l'idea. Non lo consiglio. Oltretutto. Nel senso che attivate il microfono, capottare una parete, è vero? Dennis, sono d'accordo con Cristian. Perché comunque sono dei punti sempre critici, è sempre difficile, molto difficile garantire poi una durabilità più che altro. Quindi magari l'aspetto
l'aspetto puramente estetico riesci a ottenerlo nell'immediato, chiaramente, perché poi ci sono dei profili che ti permettono di fare quel tipo di giunti. Il problema poi nel tempo, perché chiaramente lì ti si aprono magari delle fessurazioni. Quindi quello è sconsigliato. Se invece si parlasse di raccordo facciata a facciata, quindi non angolo, ma facciata a facciata, dove io su una ho una rientrante e vado a eseguire il cappotto, con l'altro ad un edificio dove invece non vado a fare il cappotto, allora ci sono dei profili con dei profili in rete in fibra di vetro, con un giunto al loro interno fatto in PVC praticamente, che vanno, diciamo, a compressione, e quel giunto là fa sia da giunto di dilatazione che da tenuta, no? Ok, quindi il facciata a facciata, però complanari, funziona, sull'angolo invece lo vedo più difficile. Sì, aggiungo questa domanda, dice: forse ho capito male quel che ha detto l'architetto Tramonti, le spese professionali sono all'interno del massimale o in più come l'IVA? A me risulta che concorrano al massimale ammissibile, quindi che siano all'interno del massimo. Sì, pensavo che fosse, scusi, forse ho capito male anche la domanda, pensavo fosse riferito ai prezzari, ai massimali riferiti ai prezzari per i sistemi di isolamento, quindi ho detto che era concorre ai massimali, quindi si concorre insieme al RES, ma al regime dei massimali, quelli indicati come intervento complessivo, quindi 50.000 del cappotto, 40.000, 30.000. Ok, giusto questa, un edificio pubblico tipo caserma dei carabinieri può accedere all'ecobonus 110? No, perché sono per soggetti IRPEF. Esatto. E questa l'abbiamo fatta, questa la mi fa. Io direi, Daniela, che per adesso possiamo chiudere. Bene. Allora, perfetto, speriamo di aver risposto alla maggior parte delle domande, comunque eravate veramente in tanti perché alla fine i partecipanti erano 326, quindi insomma capite anche voi che la mole di domande era notevole. E niente, ringrazio tutti i partecipanti, tutti gli iscritti che sono stati con noi fino adesso, ringrazio i relatori e chiaramente le aziende. E per quanto riguarda AES, mettiamo le slide sicuramente sul sito, tempo qualche giorno per caricarle, in formato PDF, quindi nella sezione del sito di AES in eventi potete poi eventualmente scaricare tutto quello che è stato presentato oggi. Niente, ringrazio tutti e alla prossima. Noi facciamo comunque sempre webinar e l'appuntamento, diciamo, principe per AES è comunque la settimana della bioarchitettura e della sostenibilità, che ricordo dal 23 al 27 di novembre, tra un po' uscirà il programma sempre sul sito di AES. Grazie a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti. Arrivederci. Grazie. Buona serata.